Nuova edizione del nostro videogiornale. Queste sono le principali notizie di oggi. La cronaca a Creazzo, scontro fra due auto, due persone ferite. Alle 12.30 circa i vigili del fuoco sono intervenuti in via Alcide De Gasperi all'incrocio con via Ferrarini. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi mentre i due feriti sono stati assistiti dal personale sanitario e portati in ospedale in codice verde. Ingenti danni ai due veicoli. Poiana Maggiore, monovolume, si schianta sul contatore del gas. Pompieri all'opera per evitare pericoli. Allarme alle 9.30 nel Basso Vicentino dopo lo schianto di una Citroen C3 contro una colonnina del gas a fianco di una villetta. A bordo del veicolo il solo guidatore, uscito in autonomia dall'abitacolo, poi soccorso dai pompieri e dal 118, è stato ricoverato in ospedale in codice giallo, mentre la fuoriuscita di metano è stata risolta. Tiene a lezioni amministrative, Michelusi balla sul 50%, secondo Benetti. Affluenza ai minimi storici a Tiene, dove solo il 49,95% degli elettori è andato alle urne per esprimere la sua preferenza per il prossimo sindaco. La maggioranza guiderà l'amministrazione comunale dopo 10 anni di giunta a Casarotto. Lo spoglio per le amministrative ha preso il via alle 14, sale la tensione tra i 5 candidati, Daniele Apolloni, Manuel Benetti, Alberto Ferracin, Gian Antonio Michelusi, detto Giampi, Giulia Scanavin. Se nessuno di loro raggiungerà il 50% più uno dei voti validi, si andrà al ballottaggio vacanziero fra i primi due arrivati il 26 giugno. Brendola, superata l'insidia del quorum, c'è già il primo dei 10 nuovi sindaci vicentini, Beltrame raddoppia. Già alle 16.12 di lunedì è caricata la notizia ufficiale dell'elezione diretta dell'unico candidato con il 100% dei voti, 2.586 le preferenze accordate a Bruno Beltrame per garantirgli il secondo mandato. Meno di 200 le schede bianche, nulle dopo un'affluenza del 54% che ha validato le votazioni con superamento del quorum di legge del 40%. Voto ai 5 referendum nel Vicentino, meno di un elettore su 4 è andato alle urne. Nelle 114 sezioni iberiche si è votato di più ai referendum dove c'è stata la corrispondenza delle elezioni di sindaco e consiglio comunale, 10 comuni, quindi Valleona 58%, Schiavon 57,8%, Villaverla 57,2%, Romano 54,8%, Sarigo 53,8%, Rosà 53,3%, Brendola 51%, Sant'Rigo 49,5%, Marano Vicentino 49%, Tiene 48,4%. La pagina dell'Econazionale, Modena, madre e figlia uccise a colpi d'arma da fuoco, si costituisce il marito della donna, quindi ancora femminicidi, ancora una strage annunciata. Dall'estero, Ucraina, Severodonetsk sotto assedio, Draghi a Kiev giovedì con Scholz e Macron. 110° giorno della guerra in Ucraina, 1.500 il numero di civili uccisi nella regione di Kiev durante l'occupazione russa. Sport, Nations League, la Spagna batte la Repubblica Ceca, Portogallo KO. Nella quarta giornata della Nations League, la Spagna batte 2-0 la Repubblica Ceca a decidere la partita di Malaga, il gol al 24° di Soler e al 75° di Sarabia. Torniamo alla politica, comunali, affluenza in calo al 54,72%, debacle, referendum al voto soltanto il 20,7%, i referendum sulla giustizia non hanno raggiunto il quorum, fermandosi a una partecipazione del 20,7%, i sì avanti in tutti i 5 quesiti. Era l'ultima notizia, grazie dell'attenzione, a domani!